Ha bisogno di qualcosa? Eh sì, mi serviva un etto di cotto. Subito, signore. Lo facciamo subito. Ha detto un etto, signore? Sì. Sono due etti, lascio? Ok, per la sigla di una puntata di Fuori dal Coro o Fiori dal Coro? Perché tu hai scritto Fiori, quindi è Fiori o Fuori? Io ricordo Fuori. Ammetto di mia città, sono mi devo qui non tu chi m'abbia sopore, ma da canale e vuoi, come tu ci stai mia, come bello su sonno me. Ciao a tutti, io sono Carmelo Pipitone e siete su Fiori dal Coro. Scrivere in siciliano era che effettivamente poi quando suonavo il pezzo che scrivevo a me piaceva perché scrivere nella nostra lingua mi permetteva di esprimere appieno quello che volevo dire e quello che in quel momento io ero e sono. Non ho appena iniziato a scrivere i miei brani, è nata subito in me la necessità di iniziare a suonare la chitarra. Ho imparato a suonare la chitarra completamente da solo, da autodidatta, e ho iniziato a scrivere le mie canzoni. Fino ad arrivare ad oggi con un nuovo progetto musicale, con il che ha per titolo Pro Sud, quindi un progetto che ha come stimolo quello di intraprendere un viaggio, ecco. Un viaggio che a me piace pensarlo e un viaggio da iniziare con una bussola magica, un po' la bussola di Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi. E qua vedo due loschi figuri, insomma. Sì, questi sono, diciamo, che si affacciano all'orizzonte. Chi intraprende questo viaggio con me è appunto Gabriele Genna alla chitarra e Gaspare Buffa alle percussioni. E insieme intraprendiamo questo viaggio con questa bussola magica che punta sempre dove tu vuoi, nel nostro caso punta verso il sud, verso la Sicilia, quella che per noi, come per molti, è considerato proprio il cuore pulsante del Mediterraneo, ed è quasi un pellegrinaggio che ha bisogno dei punti di ristoro. I punti di ristoro sono brani di Rosa Balistreri, Pino Veneziano, Alfio Antico, Eugenio Bennato, e poi per arrivare ai miei brani. Ripresentiamolo, lui è Gaspare Buffa alle percussioni e poi c'è Gabriele Genna alla chitarra. La cosa bella è di aver trovato, non lo dico perché sono qua, di aver trovato dei compagni di viaggio particolari, perché non è mai semplice trovare comunque dei colleghi che si appassionano al tuo viaggio, appunto al tuo viaggio musicale. Loro sin da subito l'hanno fatto. Conoscevano un po' il genere, non l'avevano mai suonato, ma non appena io ho presentato il genere, subito loro hanno abbracciato e hanno fatto appunto il biglietto per partire per questo viaggio. Che ci fai sentire? Mi piacerebbe farvi sentire uno degli ultimi brani che ho scritto. In realtà ho iniziato a scriverlo diversi anni fa, l'ho ultimato da poco, all'inizio di quest'anno, e il titolo del brano è Terra e Tempo. E la volontà mia, appunto, attraverso questo brano era quella di porre l'attenzione verso il mondo, la terra, dalla quale secondo me tutti dovremmo ripartire. La cosa che mi ha ispirato è stato guardare l'entusiasmo della mia nipotina che guardava il mare,
completamente innamorata del mare, mi ha fatto capire quanto per il cambiamento è importante, quanto sia importante per un cambiamento sano andare, ma soprattutto ritornare. Ritornare non in un senso nostalgico, ma ritornare a quelle sensazioni, a quelle emozioni che tutti noi abbiamo provato da bambini. Il titolo del brano è Terra. È il titolo del brano, facciamo dire qua che non ha parlato. Terra e tempo. Terra e tempo. Era Terra e tempo. Sì, sì. Terra e tempo, tu confermi. O tempo e terra. Tempo e terra. Basta il suo tempo. Ragazzi, fate Terra e tempo. Io vedo di inquadrarvi, insomma. Sì, sì, prego, faccio. Spacca di munnu, si tiri sgumento, apre di cielo, si senti spavento, sciazza di mare, lassano sale, sempre più picca di lacrime, cama a pensare. Munnu sconfitto, munnu già fitto, munnu scorpato ormai in sino all'osso, fermati uomo, tanto finiste. Lo tuo destino tu, non lo scriveste. Se ne vuole un po' può salvare, pensa la sciata che porta l'amore, pensa al tuo nano, quando era picciotto, chi si lottava contro la morte, morte o mondo, morti la vita, lista la cura, eterna, infinita, goccio di rina, tu cari più vero, bagni la terra e apri tutto. Cantaci l'amore, eccalo sto pugno, spargelo dall'aria, con lo sape a respigliare sto sonno che ne chiara, sonno che ne affuga, che ti lascia stanche morte, sonno che è arrivato un sino all'ivare dei lotti, che ti fa ascoltare, ora oh, non essere uomini, che quando tale potremo tutti lottare. Che mi ha segnato particolarmente. Io quando ho ascoltato la voce di Rosa Balestrieri sono rimasto incantato, quasi come una sorta di punto incantesimo, e attratto dalla sua voce, ed ero molto giovane, avevo 8 anni quando ho ascoltato la prima volta Rosa. E quindi omaggiamo Rosa, che è voce di Sicilia, partendo da Sicilia, appunto la nostra terra. Passiamo per brani di Pino Veneziano, Alfio Antico. Un brano particolare di Alfio Antico che punta e canta degli indovinelli un po' ambigui, se così possiamo dire. Però ecco, all'interno del brano ci sono anche le risposte degli indovinelli. Ad esempio, se dico hai una cosa longhettisa, un guglione che mi pisa, non sto parlando di quello che pensate voi, malizioso. No, ma assolutamente no. Parlo della statia, l'antica bilancia che serviva per pesare. Il brano fa così. Oscuro va e oscuro ve, oscuro va la sua giornata. Hai una cosa non è tesa, un cognome che mi pisa, tonnoletto, tonnate che è nasito. La femmina sta risulta, non mascolo sta risulta, chi dare il re, veloce, mi si senta rilevano.
russa scrupulata, Britonati che preparata, Britta russa scrupulata, Britonati che preparata. Betta russa scrupulata. A proposito, no, di indovinelli, insomma, però restando in tema, dico, io ho parlato con una persona che tu conosci bene e che ha fatto del male a te, a me, e, cioè, perché devo intervistare Riccardo Sciacca, che so che è un talento che hai scoperto tu, dico. Oh, Riccardo è un talento, è un ragazzo che canta veramente bene, molto musicale, è un grande però artista. Però mi hai detto però, dietro le quinte, però che... ha un problema molto grosso, dico, non so se riuscirà a risolverlo, glielo chiedo, dico, sì, no, bisognerà intervenire in maniera seria, perché se non risolve questo problema, non so come potrà, se andare, riuscirà ad andare avanti, non credo. Andare avanti la è un problema enorme. Enorme, sì. Blocca. Vediamo se durante la puntata riusciamo a fare. Bisognerebbe qualcosa per trovare qualcosa per risolverlo. Sì, sì, sì. Senza voler per forza fare nome, insomma, dico, no. Però penso che interverrà con un intervento, visto che questa nuova edizione del coro si chiama, questa nuova edizione del coro, detto di Fiori del Coro, si chiama Duetti, e non è voluto meglio perché mi ha detto che proprio c'è un problema che ti attenaglia. Ora volevo portare pure anche un paio di tenaglie, però se tu mi fai il rumore della tenaglia, vediamo come si può fare. Della tenaglia, tu a Caion, tu muovi della... Quanto mi piaceva questi minchiate a me? Questo è quello che succede in generale nel mio cervello, quasi sempre. Siamo delle generazioni difficili. Io mi nutro con vivo crisi inoltre, Salvatore Sinatra. Io mi nutro con vivo crisi inoltre, Salvatore Sinatra. Io mi nutro con vivo crisi inoltre. Quindi la problematica vocal Sinatra è il problema che il nostro amico cantante, cantautore, talento scovato da Gregorio Caimi, si chiama Riccardo Sciacca, ma è nato a Selinunt e lui vorrebbe chiamarsi proprio come moniker, come si suol dire tra noi giovani, Selinunt, però gliel'hanno impedito dal comune stesso. Perché chiamandosi Sciacca, cioè come si può risolvere questa diatriba o diatriba che dirsi voglia? Non è semplice, perché siccome vive a Selinunte non può chiamarsi anche Selinunte, perché lei immagini all'anagrafe la confusione che ciò ingenererebbe. Possiamo trovare una soluzione, secondo me, facendogli cambiare prima la residenza e quindi portandola a Sciacca, e poi facendogli cambiare il cognome da Sciacca a Selinunte, quindi invertirebbe, diciamo, il ruolo e sarebbe il signor Riccardo Selinunte residente a Sciacca. Sono tutte brutte persone, brutte figlie di puttana.
dannazioni, mentre tu aspetta tua pensione. E questo era un inedito, diciamo, giusto, parlando di cose. Sì, forse è una delle prime canzoni che ho scritto. Una delle prime canzoni che ho scritto molto, in, molto bella in, nella nostra lingua siciliana, e a cui tengo particolarmente. Canzoni nuove ce ne sono? Sì, il Terra e Tempo, che abbiamo già eseguito all'inizio, e un altro inedito che presenteremo un po' in giro. Ecco, ci trovate sicuramente in giro, sparsi un po' qua e là. Poi, se ovviamente vi servono le date, mi trovate su Facebook, Riccardo Sciacca, e lì pubblico tutte le date, gli appuntamenti per incontrarci. Un disco? Un disco... solitamente lo uso per giocarci in spiaggia. Siamo... o un frisbee, ma non torna mai, però. Siamo quasi in estate, che dite, ragazzi? Un disco per l'estate. Un disco, per l'estate, bei tempi. Festival bar, state facendo ricordare la mia adolescenza. Cosa volevi dire tu? No, tante, no, tante serate, tante cose, tante cose. Avevo capito dell'altro. No. Questa puntata, credo che con questa bellissima battuta, ripenso ancora al festival Paolo e Chiara. Vi ricordate Paolo e Chiara quando vinsero il festival bar con la pioggia? Salutate, ragazzi. Ciao. È stato un piacere immenso. Immensissimo. Cantiamo l'immensità per concludere. Di che era Don Bachi. Questa ci manca. Vabbè, questa la facciamo la prossima. Vi salutiamo con un brano di Enzo Vitabile che si chiama Mano e Mano. Va bene, dai. Puoi prendere iniziativa. Sì. Ormai i batteristi. Ripartimmo mano in mano, tutti insieme, sopra sta terra, sta vita, sto sole, guardando una sfida, una sfida. Di notte, marea diventa e l'acqua in fune va, arrugginisce che a te, è vero che sei vero che su. Migliore conclusione non poteva esserci, sei un grande.